Ciao ragazzi, Massimiliano Pandekickers.it, Milano, uffici Lenovo, Motorola e il grande ospite di questo evento è il nuovo Motorola Razr. Un tuffo al cuore per tutti quelli che hanno avuto questo telefono nel formato vecchio e vi faccio vedere subito aprendolo e attivando la funzione retro, guardate un po'. Questa è pura nostalgia, ragazzi. È possibile settare il telefono per farlo funzionare con il suo display pieghevole da 6,2 pollici in modalità retro. Possiamo poi togliere e tornare alla modalità normale. 6,2 pollici, un pannello plastico LED che da chiuso fa diventare praticamente il telefono meno della metà e mostra il suo display da 2,7 pollici sempre OLED e la fotocamera principale, l'unica da 16 megapixel, mentre all'interno fotocamera da 5 megapixel per videochiamata. Ovviamente a seconda che il telefono sia aperto o chiuso, la fotocamera anteriore può essere utilizzata per il selfie. Eccola qua, la attiviamo e vediamo se Federico riesce a riprendermi mentre mi riprendo, eccoci qui, oppure semplicemente aprendola per le videochiamate. Il telefono è molto bello, un difetto da segnalare: si riempie di impronte da incredibilmente, perché è tutto vetro e anche il posteriore, in questo effetto classico Motorola che sembra fibra di carbonio, attira parecchio le impronte. Ovviamente il pezzo forte del telefono è la sua cerniera, che ci hanno detto durante la fase di presentazione essere stata provata 200.000 volte e non aver mai dato nessun tipo di problema. Io non so se Federico riesce a riprendermi bene, però vi faccio vedere che qui sul bordo, in fase di chiusura, il display, che credo sia un movimento voluto, si alza leggermente per permettere la piegatura. A differenza del Galaxy Fold, devo dire che però l'effetto di piega, anche se si nota messo in particolare controluce, è molto meno evidente. Batteria da 2510 mAh, Snapdragon 710, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria. È ovvio che questo è un prodotto un po' di nicchia che si comprerà a 1599 euro, probabilmente esclusivamente per il suo design. Un chin molto spesso, e anche questo, oltre a ospitare il sensore per le impronte digitali, è probabilmente un richiamo al vecchio Motorola Razr. Questo Motorola Razr, per ottimizzazione degli spazi, non ha slot per l'espansione di memoria e non ha neanche slot per la normale SIM, perché utilizzerà, con accordi con gli operatori, un eSIM che sono già disponibili per esempio in Italia per Wind e per TIM. Per il resto è un classico Motorola, è un classico Android Pie 9.0. devo dire il display non sembra particolarmente luminoso, ma probabilmente dipende anche dallo sfondo. Andiamo a vedere se c'è qualcos'altro, direi di no perché ce n'è solo uno, eccolo qua. Vedete che rimane comunque sempre un pelo scuro, probabilmente bisognerebbe vederlo con degli sfondi un po' più chiari. Bello, discretamente pesante, certo che il vantaggio di prenderlo, metterlo in tasca, in qualsiasi tasca, e non sentirlo neanche, poi all'arrivo della chiamata possiamo semplicemente aprirlo senza farlo cadere e portarlo all'orecchio a rispondere. Bellissimo. Ci hanno detto qui in Motorola che comunque per il 70% delle sue operazioni basta anche il display qua anteriore, sempre OLED, abbiamo detto da 2,7 pollici. 1599 euro, preordini dal 4 di dicembre e se tutto va bene i primi arrivi dovrebbero essere prima della festività del Natale. Motorola Razr nella sua versione nuova, molto molto bello. Ciao da Massimiliano per The Geekers.